Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 21 aprile 2008 e qua sul Corriere della Sera abbiamo questo articolo. E io, cari amici, vi rinvio ad un mio video di qualche giorno fa intitolato lo strano caso di Umberto Galiberti. Lo strano caso di Umberto Galiberti. E in che consisteva questo strano caso di Umberto Galiberti? Consisteva nel fatto che io avevo letto sempre sul Corriere della Sera che Umberto Galiberti era accusato di plagio. Era accusato di plagio da una grande ricercatrice italiana che lavora negli Stati Uniti di nome Giulia Sissa, di plagio. Io francamente il video l'ho fatto in maniera altamente dubitativa, perché mai e poi mai potevo immaginare che uno studioso del livello di Umberto Galiberti potesse ricorrere al plagio. Il plagio che in pratica è un furto. Però qua devo dire che già ai tempi di Shakespeare, Robert Greene, che era invidioso del suo collega William Shakespeare, Robert Greene aveva rimproverato a William Shakespeare di essere una specie di, tra virgolette, corvo che si abbelliva con le penne altrui. Però Shakespeare non poteva mai essere accusato di plagio, semmai Robert Greene faceva riferimento al fatto che William Shakespeare non ha quasi inventato nessuna delle trame delle sue commedie e tragedie, le ha solamente rivestite di una grande poeticità. Dico, ma quando invece salta fuori che Umberto Galiberti davvero fa uso del plagio? Al mio primo video, lo strano caso di Umberto Galiberti, mi hanno risposto in tanti, tra cui mi ha risposto anche il mio amico Leonardo Tonini, che è uno studioso di Castiglione delle Stiviere, che fa parte anche di un circolo culturale denominato il Gatto Grigio. Mi dice questo studioso di Castiglione delle Stiviere, Leonardo Tonini, mi dice, come meravigliandosi della mia meraviglia, mi dice, ma guarda che è famoso Umberto Galiberti per questa questione dei plagi. E io gli rispondo a Leonardo Tonini, gli rispondo, mi sembra impossibile, vediamo come va a finire questo caso. Video, lo strano caso del lo strano caso di Umberto Galiberti. E adesso eccolo qua il caso, eccolo qua. E che cosa vengo a sapere? Vengo a sapere che già nel 2006 il Tribunale di Roma aveva emesso una sentenza di condanna nei confronti di Galiberti per un plagio. Una sentenza di condanna qui emessa da un tribunale. E qua c'è tutta una polemica e salta fuori che Umberto Galiberti si è scusato, ma si è scusato in una maniera un pochettino approssimativa, anzi è stata più brava la casa editrice di Umberto Galiberti. Infatti qua c'è scritto in questo articolo firmato Stefano Bucci: più onesto il comunicato della Feltrinelli, che parlava di riproduzione sia pure non integrale, in cui venivano riportati passi dal libro della Sissa senza le virgolette, passi che ora riemergono dopo 8 anni in un capitolo dell'Ospite Inquietante. Galiberti pensava che dopo 8 anni lui poteva copiare e nessuno se ne sarebbe accorto, neanche l'autrice del libro copiato. Ma cosa? Io francamente, tra secolo, perché Umberto Galiberti è una specie di mito a livello accademico.
una specie di mito. Adesso io al suo posto mica sarei capace di tornare in cattedra ad insegnare. Ma com'è possibile fare queste cose? Ma bisogna avere l'intelligenza per saper copiare. Ci sono mille modi di trasformare i concetti. Lo sapeva fare Shakespeare. Il corvo abbellitosi con le penne altrui. Cari amici, che vi devo dire? Io sono arrivato all'età di 68 anni, ma capisco che ancora devo imparare molto dalla vita. Ma come? Un grande cattedratico, un illustre cattedratico che copia? Ma dove siamo? Ma che siamo? Alla scuola media inferiore? Che si copia dal vicino di banco che è più bravo? So, guardate, cose per me incredibili. Mi meraviglio pure che gli editori, mi dispiace dirlo perché mi dispiace per Umberto Galimberti, però insomma anche gli editori che ne sanno queste cose, come fanno? Come fanno a pubblicargli i libri? Che poi sono anche editori importanti. Francamente io pensavo che fosse tutta una messa in scena per fare pubblicità al libro, e invece è proprio verità. Umberto Galimberti copia, c'è pure una sentenza di condanna. E qua è tutta una polemica, perché l'autrice copiata non è soddisfatta delle scuse di Galimberti, vuole proprio un esplicito atto di riconoscimento da parte di Umberto Galimberti di aver copiato. Vabbè, cari amici, a questo mondo non si finisce mai di imparare. Serafino Massoni vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo video.